Viva le Dolomiti! Buonasera, perché qua è sera. Sono appena tornato dopo essere stato a correre con Elia. Ciao Elia. E ho deciso di fare questa unboxing, perché guarda che, guardate che bel pacco che ho qua. L'ho preso dalla Goodfellas. Shave like a man. Perché con la barba che ho, credo che sia il caso di aprirlo. In questo caso lo apro con voi. E colgo l'occasione per salutare Luca Di Naro, anzi, se volete dare un'occhiata al suo canale, si occupa di rasatura tradizionale e sia lui che Mauro Di Lernia li seguo spesso perché è diventata anche una mia passione sostanzialmente e loro veramente mi hanno insegnato tanto. Però mi hanno fatto un bel pacchetto, eh? Da loro ho comprato un paio di cose che a me piacciono veramente tanto. In particolare vorrei partire dal rasoio. Questo qui è un cosiddetto rasoio di sicurezza. Guardate che bella confezione che ha. Molto molto elegante, mi piace, divertente anche. Safety razor. Adesso ve lo faccio vedere per radersi. Farò anche un video di come si utilizza, eccetera. Già dal peso devo dire che deve essere di buona qualità per il prezzo che l'ho pagato. Vi lascio comunque il link in descrizione di dove lo potete trovare. È abbastanza piccolo. Vediamo se non mi incarto troppo a tentare di aprirlo. E guarda che bello che è. Mamma mia, lucentissimo, ragazzi. Bellissimo, cavolo. Questo si apre ruotando, no? La testina si alza, si svita. Ok, e poi si mette la lametta in mezzo ai due punti, no? Vedete? E si riavvita. Fantastico. Era da un po' perché io uso lo sciavette. Poi potrei fare un video della differenza tra lo sciavette e il mano libera, insomma. Poi ho preso queste bellissime lamette che cercavo da tipo un anno, le Persona Platinum, che mi dicono tutti che vanno benissimo. Io non le ho ancora utilizzate, non le ho ancora provate, però me ne parlano tutti molto molto bene. E infine sono comprato qualche mese fa questo bellissimo sapone, lo Stardust. Guardate che bella confezione che ha, io mi sono veramente tra tutti questi l'ho scelto in particolare perché vabbè ho visto qualche recensione, però siccome volevo sceglierne uno della Goodfella Smile, mi sono messo lì alla fine avendo fatto i vari paragoni ho detto boh, bene, prenderei quasi tutti, prenderei questo, questo e questo, alla fine scelgo quello che praticamente mi piaceva di più, l'imbarazzo della scelta sostanzialmente. Ecco come si presenta, con un rosa chiaro. Il profumo è spaziale, ricorda subito il pino silvestre. Mamma mia, è veramente bellissimo. Wow, non vedo l'ora di provarlo. Mi è costato anche tutto piuttosto poco e continuerò probabilmente questo video nel momento in cui li vado a provare. Dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Buongiorno, oggi vorrei proprio provare il rasoio, il sapone e le lamette. Eh sì, perché la rasatura tradizionale prevede tutta una serie di preparazioni. Oggi mi rado e basta, però la prossima volta vorrei fare un po' un approfondimento su tutto questo. Infatti, ho messo a bagno il pennello nell'acqua calda. Quando il pennello è abbastanza umido e morbido, vado a passarlo sulla barba in generale. Ovviamente queste parti qui non le taglio, però andiamo a pulirla e a idratarla piano piano. Guardate, serve molto perché l'acqua è fondamentale. Poi in particolare, prima di montare il sapone, vi farò vedere più avanti come si fa. Ci metto sempre il prebarba, questo qua è il mio preferito della Pro Raso. Questo sapore di lime che è un po' sveglia ma ancora un po' coccola. E non sono timido con questo perché fa veramente la differenza, permette al rasoio di scorrere meglio. E visto che è 2 settimane che non mi rado, ed era tanto che non mi radevo, cioè nel senso di solito mi rado molto più frequentemente, chiaramente, il prebarba aiuta tantissimo la scorrevolezza del rasoio senza strappare la pelle, che vuol dire tanto quando ci si rade. In generale uso lo sciavette, quindi lo sciavette è un po' più complicato da usare. Per intenderci è il rasoio, adesso ve lo faccio vedere, poi ci torneremo su, che si apre e si chiude.
Questo qui è lo sciavetto. Vedete? Questa è la lametta cambiabile. Aspettiamo che il prebarba faccia il suo effetto. Andrei ad armare il rasoio. Quando togliamo la lametta dalla confezione, la teniamo, e se dobbiamo spezzarla, sempre nel suo incartamento. Andiamo ad aprire il rasoio. Se volete, facciamo un video dettagliato su di solito come si usa. La lametta sempre presa dal lato, mai da dove è affilata, va appoggiata. Bisogna chiudere. Ok. E avvitato. Quando sentite che stringe un po', basta. E quindi il rasoio è armato, lo appoggiamo qua. Adesso ci metto l'asciugamano un po' caldo. Questo serve ad aprire un po' i pori. Bene, fatta questa operazione col pennello umido, andiamo per levare il sapone. Poi farò magari un video in cui vi faccio vedere un po' come si fa il tutto. Col pennello umido andiamo a prelevarlo. Ustia, viene via quasi subito. Bisogna ruotare per prenderlo. Ce n'è già un bel po', eh? Ho dato solo qualche giro, è venuto via subito. E poi andiamo nella ciotola e giriamo. Farò vedere magari appunto nel video che cosa di solito si usa, come di solito si fanno le cose, ma adesso facciamo come se lo sapessimo tutti. E poi piano piano in ciotola giriamo, giriamo, giriamo fin quando si è montato già da subito. E anche parecchio, guardate un po'. Vedete? Diventa come una panna e in questo momento sta diffondendo tutti i suoi aromi, i suoi profumi, che è ciò che proprio è gustoso di una rasatura tradizionale. Oltre a tutte le gestualità, il profumo che si sente aprendo i prodotti e anche utilizzandoli è veramente, io lo trovo molto coinvolgente e più divertente, devo dirlo, rispetto alla rasatura moderna, che comunque ha i suoi pro. Preso, prelevato il sapone, andiamo a insaponare il viso. Io di solito non mi insapono mai tutto subito, lo faccio io a pezzi. Mi prendo il mio tempo. Prendendomi il mio tempo me lo godo di più, perché magari la insapono bene, poi sto più su un punto, devo rimetterlo. No, così invece l'ho già. Poi tra l'altro io faccio sia movimento rotatorio, come dovrebbe dicono gli esperti, essere usato il pennello. Fatto questo, con l'allume di rocca, ok, lo passo un po' sulle dita e questo servirà a fare attrito nel passaggio con il rasoio. Ok, proviamolo. Wow, sentito il concerto? Fantastico. Sì, è un'altra cosa della rasatura tradizionale, effettivamente è il suono, perché vediamo se mi metto più vicino il microfono, vediamo se riuscite a sentirlo. Eh? Cioè, il bello proprio è che ha tutta una serie di suoni, profumi, è fantastico. Sì, vabbè, le persone me ne avevano parlato bene tutti e penso a ragione veduta perché. È perché sta rendendo molto bene. È un po' già più veloce rispetto allo Chavette. E di sicuro, ovviamente, non per niente si chiama di sicurezza. Difficilissimo tagliarsi. Wow, a parte il sapone che veramente è fantastico, oh, wow, cioè quando uso lo Chavette ho questi punti qui molto sensibili,
Adesso che ci sono passato, non più, nel senso che sarà merito forse del sapone o del tipo di rasoio, della pressione della mano, ma per quanto li senta un po' più irritabili, la proporzione è di meno rispetto alle altre volte. Mamma mia, un bel suono, un bel concerto e wow, come passa bene, mamma mia. Una sorpresa. Vabbè, un po' me l'aspettavo perché l'avevo previsto, dico, guarda, le persone sono fatte bene, ci mettono cura, ci mettono tutto, quindi bene. Sono tantissime la mette sul mercato, adesso ci sono anche tanti video. Io vi suggerirei di andare a vedere quello di Douglas Mortimer sulle lamette da barba, così potete farvi un'idea anche voi. Vediamo un po', sempre l'allumetto. Il cordone di sicurezza è diverso adesso rispetto allo Chavette, è più veloce intanto. Lo senti che è proprio più sicuro, che ti puoi tagliare di meno. Anche se per lo Chavette ho il mano libera. Bisogna davvero prenderci la mano, eh. Perché ci si rischia di tagliare, fate attenzione. Sto pensando che non servirebbe neanche il contropelo nonostante 2 settimane. E devo dire che il rasoio è affidabile e preciso. Le lamette ancora di più, il sapone scorre bene, quindi penso che tra poco avrò finito. Comunque guardate, l'importante non è avere per forza la rasatura tradizionale, il moderno, l'elettrico, eccetera, ma qualcosa che vi faccia sentire anche voi confortevoli mentre la utilizzate. E che vi porti insomma ad avere una rasatura per voi efficace, chiaramente, no? Perché c'è chi la tiene più lunga, chi la tiene corta, chi se la rade tutta, chi come me la tiene in parte. Che bel suono. È che si può prevedere il fatto che userò il mano libera e lo Chavette in modo alternato tra di loro. Tenete piuttosto la pelle tirata, no? Nel verso opposto a dove andiamo a radere. Devo lavare, è finito. Ah. Lavaggio della faccia con un po' di acqua fredda. Rifinire un due dettagli, Madonna mia. E per concludere, qua potrei passare o la lume di Rocca direttamente sul viso, oppure no, infatti non lo passo, non sento di aver bisogno. E per concludere bene, una passatina di Floyd, che è il dopobarba. È a base alcolica e dovrebbe pizzicare, però, e questo lo ripeterò perché l'ho imparato da meno di un mese, quando la rasatura è fatta bene non pizzica neanche, infatti io non lo sento neanche, qua forse un pochetto, qua dove sono più sensibile effettivamente. Bene, direi che con questo è tutto, prodotto veramente fantastico, divertente, le lamette delle persone mi hanno sorpreso perché me l'aspettavo buone e infatti lo sono e mi hanno sorpreso in bene. Rasoio fantastico. Beh, che dire, spero di tornare con un altro video ad approfondire gli altri lati della rasatura tradizionale. Fatemi sapere se volete cosa ne pensate. Vi ringrazio di avermi seguito fino qui. Vi auguro buona giornata. Viva le Dolomiti e a presto.